Repliche accessibili. 2-7 maggio 2023. Teatro Carignano. Sei personaggi in cerca d'autore. Da Luigi Pirandello. Regia Valerio Binasco. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Sei personaggi in cerca d'autore, tratto dal testo di Luigi Pirandello, con la regia di Valerio Binasco. Le repliche dal 2 al 7 maggio 2023 saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni su smart glasses, smartphone e tablet forniti dal teatro e tramite audio introduzione. Il tour tattile si terrà venerdì 5 maggio 2023 alle ore 18. Lo spettacolo è in programma da martedì a domenica con i seguenti orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30, mercoledì e venerdì ore 20.45, domenica ore 15.30. La durata è di 1 ora e 40 minuti. Trama e personaggi. Sei personaggi in cerca d'autore è il più famoso dramma di Luigi Pirandello, rappresentato per la prima volta nel 1921 al Teatro Valle di Roma. Inizialmente ha suscitato scalpore. In seguito, però, l'opera è stata un trionfo, diventando uno dei più grandi classici della letteratura italiana. Gli spettatori trovano sin da subito il sipario semiaperto e un tecnico che sistema la scena. Il capocomico lo allontana perché gli attori devono provare una nuova commedia. Il lavoro della compagnia è interrotto dalla comparsa di alcune figure. Sono i personaggi nati dalla fantasia di un autore che ha rifiutato il loro dramma e non ha portato a termine la sua opera. Per questo un padre, una madre addolorata, una figliastra, un figlio, una bambina e un giovinetto si rivolgono alla compagnia affinché la loro vicenda possa prendere vita sulla scena. I personaggi in parte raccontano e in parte rivivono la loro storia, ma in modo caotico. Il padre ha scoperto che tra la moglie e il suo segretario è nato un sentimento. Per questo ha spinto la moglie a vivere con l'amante e ad abbandonare il loro figlio. Negli anni successivi, egli segue in modo morboso la crescita della nuova famiglia della madre. Si avvicina in particolare alla figliastra più grande durante la sua infanzia. Anni dopo, la madre, rimasta vedova, è costretta a lavorare all'atelier di Madama Pace, una casa di appuntamenti dove la figliastra si prostituisce. Le tensioni segrete, gli odi, i rancori tra i personaggi terminano in tragedia. La morte dei due bambini dovuta all'incuria della famiglia. I personaggi sono vivi e vogliono essere liberati dalla ripetizione infinita delle loro sofferenze. Non cercano solo un autore, ma qualcuno che li comprenda. Il capocomico e la compagnia accettano di recitare il loro dramma, ma sarà impossibile rappresentarlo. I personaggi non si riconoscono in chi li impersona e gli attori sono incapaci di comprenderli fino in fondo. Scene e costumi. Le scene si svolgono durante le prove della compagnia in una vecchia palestra, su un campetto da basket. Il pavimento è rovinato. Sulle pareti laterali, in alto, ci sono due grandi vetrate dal vetro opaco e in basso una porta per ogni lato. Sul fondo della scena, sulla sinistra, c'è un ingresso con una rampa di scale, mentre al centro si intravede, dietro a una leggera tenda di strisce colorate, un'altra porta.
Sulla destra della scena c'è un pianoforte bianco e un mobile di legno, su cui è poggiato un grammofono che il regista usa per mettere musica swing. La compagnia, giovani ragazzi e ragazze al seguito del capocomico, indossano abiti casual, contemporanei. I sei personaggi, invece, indossano abiti classici, scuri, anni venti. Le donne indossano abiti semplici, lunghi cappotti e scarpe col tacco. La madre a volte porta una velina nera da lutto sul viso. I visi dei personaggi sono pallidi e il loro aspetto molto affannato. Autore e regista. Luigi Pirandello nasce in Sicilia nel 1867. È un drammaturgo, scrittore e poeta tra i più importanti del XX secolo. Riceve il premio Nobel per la letteratura nel 1934. I suoi drammi sono stati rappresentati in tutto il mondo nel corso degli anni 20 e 30 e hanno rivoluzionato radicalmente il linguaggio drammatico dell'epoca. Valerio Binasco è dal 2018 direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e direttore della Scuola per Attori. È autore, regista e interprete teatrale e cinematografico. Ha ricevuto nella sua carriera molti premi. Info, prenotazioni e biglietti. Per ricevere maggiori informazioni su orari, prezzi, modalità di accesso e per prenotare la partecipazione ai tour tattili, contattaci all'indirizzo accessibilità@teatrostabiletorino.it o al numero di telefono 011 51 69 460. Per organizzare al meglio la tua accoglienza, ti chiediamo di prenotare in anticipo i biglietti, contattandoci e specificando eventuali necessità all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 51 69 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e, in caso di necessità, l'eventuale accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio.